Siamo pronti con il nostro bastone per la lezione di Pilates? Pilates stick? O non lo so, Pilates pole? Non lo so. Comunque, praticamente Pilates con il bastone. La mia idea di questa lezione di oggi è farvi provare diverse sensazioni, soprattutto per attivare bene le gambe. Quindi sarà una lezione attiva, soprattutto polpacci, cosce, glutei. Faremo naturalmente anche gli addominali, tutto quello che riguarda il nostro corpo in generale, ma utilizzerò il bastone per creare una dinamica abbastanza attiva. Ci saranno degli esercizi di equilibrio, di attivazione della colonna, di mobilizzazione, di stabilizzazione. Andremo a toccare tutti i punti con l'ausilio del nostro bastone. Quindi ciao Patri, ciao Fede, quindi cominciamo subito senza perdere tempo. Ci mettiamo in piedi, tappetino, asciugamano, tutto quello che vi serve di sostegno per i vostri appoggi, per quanto riguarda comunque, per agevolare la lezione, per quanto riguarda chi ha problematiche, ginocchia, cervicale, collo, munitevi sempre e costantemente di tutti i sostegni di cui avete necessità. Tappetino già bello e pronto, anche se iniziamo in piedi. Quindi se magari non vi serve subito il tappetino, il vostro tappetino vi fa perdere l'equilibrio, cominciate tranquillamente in piedi, poi andiamo a recuperare poi per quando andremo a fare le fasi a terra. Quindi niente, si parte, niente chiacchiere, sto sempre a parlare, a parlare, a parlare. Mi raccomando, concentrazione, controllo, respirazione, precisione, fluidità. Ok, questi sono tutti, centralizzazione, questi sono tutti gli elementi che sono fondamentali per fare Pilates e sono quelli che noi andiamo a ricercare nella lezione. Tutto può essere Pilates se noi rispettiamo questi principi fondamentali. Concentrazione, controllo, respirazione, centralizzazione, precisione e fluidità. Queste sono le basi. Quindi qualsiasi movimento quando fate così è Pilates. Ok, andiamo. Ci siamo. Prendiamo il nostro bastone, partiamo da elementi di mobilità anche per il tratto, per le spalle che abbiamo bisogno, ok? Perché fondamentalmente il nostro corpo funziona sempre un tutt'uno, non è possibile separarlo a pezzettini, noi dobbiamo basarci su tutto quello che è il nostro corpo. Spero che vi si vedano bene i piedi e da questa posizione attiviamo le nostre spalle facendo dei movimenti di mobilità. I palmi delle mani sono rivolti verso di voi. Ogni volta che andate a portare giù le spalle, espirate, ogni volta che le portate in su, inspirate, quindi cercate di fare un movimento circolare con il vostro questo respiro che inspira ed espira. Vi portate adesso a flettere gli avambracci e ad apportarli verso il basso. Quando fate l'inspirazione vi portate sulle punte, espirando andate giù, inspirate ed espirate. Fate in modo di non collassare, di scendere dolcemente, di sentire bene i qui talloni quando appoggiano alla terra. Inspirate, espirate, inspirate, espirate, inspirate, espirate. Portate sulle braccia a metà, ok? Altezza spalle, scendo giù. Inspiro, espiro, inspiro ed espiro. Salgo. Cercate di attivare bene le dita, le spalmate bene alla terra. Allargate bene, proprio spalmando bene tutte le dita del piede alla terra. Inspiro, altezza spalle. Un'ultima volta, mantenetevi giù, prendetelo più largo e più comodo. E inspirando, sollevatevi bene in punta di piedi ed espirando, scendete giù. Andiamo a rifarlo. Inspiro ed espiro. Allungo bene, bene tutto il mio corpo. Inspiro, espiro, spalmo le dita dei piedi alla terra. Andiamo a farlo ancora un'ultima volta. Inspiro ed espiro. Lasciando i talloni alla terra, solleviamo solamente le braccia e spostiamo in diagonale da un lato all'altro il nostro bastone. Seguiamone con lo sguardo il movimento. Quindi mobilizziamo la testa, prepariamo quindi anche il collo. Quindi a destra, a sinistra lo sguardo, destra e sinistra. Destra e sinistra, mi riporto su in alto, abbasso le braccia, scendo all'altezza della zona pubica, sollevo l'asta fin sotto la zona del seno, riscendo giù, inspirando ed espirando, mi riporto in punta di piedi e riscendo, inspiro, espiro, inspiro,
Espiro, inspiro, espiro, inspiro, riporto sulle braccia, inclino il busto. Ricordatevi che non è un movimento delle braccia, è un'inclinazione laterale. Ritorno al centro, inspiro, espiro al centro, inspiro, espiro da un lato, al centro, da un lato. Ancora due volte, inspiro. Espiro, inspiro ed espiro, abbasso le braccia. Mi piace approfittare del bastone per farmi fare tutti questi movimenti delle spalle. Quindi portate adesso i palmi delle mani davanti, ruotate le spalle, cercando di sentire come il torace. Quando andiamo a portare bene indietro il nostro movimento, sì, nell'inspiro si espande. Mantenete la posizione lì, fate delle piccole spinte dietro. Andando a flettere leggermente le ginocchia, mantenete la colonna in allineamento dentro e fate delle piccole spinte. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Mantenete adesso le gambe tese, tenete bene in appoggio il bastone sui vostri glutei, andando ad espirare, vi portate in allungamento con la colonna, attivando la schiena, tenendola piatta, inspirando, ritornate su. Piatta nel senso senza ingobbirvi, mantenendo le curve naturali. Espirando, andate giù, inspirando, espirando ed inspirando. Adesso prendete il bastone, lo portate davanti a voi, lo allontanate in una posizione diagonale e da questa posizione lo allontanate e flettete le vostre gambe. Le braccia vanno a spingere il bastone lontano. Inspirate su. Espirate indietro, inspiro su e lo sposto lontano da me e me lo riavvicino. Inspiro ed espiro. Quando espirate, sentite i vostri piedi che spingono forte alla terra, di come l'energia per risalire nasce dalle gambe, ok? Andiamo ancora, inspiro ed espiro. Mantengo l'allungamento qua. E vado a attivare la mobilizzazione del tratto lombare. Quindi qua cerco di lavorare mobilizzando le ultime vertebre, richiamando bene l'ombelico all'interno, espirando, inspirando e poi vado a scavare dall'addome e mi riporto completamente in su. Da questa posizione adesso, piedi alle 10:10, talloni che si toccano, l'asta al centro, io ho preso una scopa, normalissima scopa che tutti avete, per me è un po' alta, comunque mettete le mani dove riuscite a controllare che le vostre spalle siano rilassate, né appesi né spinti verso il basso. Attivando questa posizione andate a staccare i talloni, vi mettete sulle punte e ritornate, quindi senza spingere con le braccia, attivando i vostri piedi, le vostre gambe, inspirando, espirando, quindi stacco, ritorno, stacco, ritorno, mantengo. Una volta che sono qua, strizzo i glutei per 3 volte, schiaccio, 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 allargo le ginocchia, butto fuori l'aria, spingo, 1, 2, 3, riallargo. Schiaccio, 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 devo sentire i muscoli glutei che fanno stringo, 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 riscendo, soffio, 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 scendo, soffio, 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 scendo, soffio, 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 scendo, schiaccio, 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 riscendo, l'ultima volta, schiaccio, 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 riscendo, mantengo la posizione, devo fare 8 pulsazioni, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e giù. Mantengo questa posizione e alterno il movimento di scioglimento delle gambe. Ok, scarico da un piedino a un altro, mantengo nuovamente la posizione. Quindi da qui adesso stacco i talloni, scendo nella posizione e faccio 3 molleggi nella posizione. 1, 2, 3, contraggo forte i glutei, attivo bene la zip, ok? I muscoli del perineo, tutto quanto e mantengo su. E di nuovo, 1, 2, 3, contraggo forte. 1, 2, 3, stringo forte. 1, 2, 3, attiva. 1, 2, 3, espira. Scendi, 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 espira. 1, 2, 3, tutto, le ginocchia e i quadricipiti. 1, 2, 3, soffia.
1, 2, 3, soffia, 1, 2, 3, soffia l'ultimo, 1, 2, 3, soffia, mantieni, 8 pulsazioni come prima, i glutei come un cuore, pom, pom, stringe, 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 gli ultimi 3, 2, 1, e scendi giù, con i talloni riallinea i piedi, mobilizza un attimino le tue gambe come se stessi facendo una piccola marcettina. Ok, bene così. L'ultima sequenza che vi faccio fare, sempre così nella posizione dei ballerini. Ok, mantenendo questa posizione qua, riattivando il vostro bastone sempre in appoggio e andate ad allargare le vostre ginocchia. Mantenendovi qui, fate 3 pulsazioni con i piedi. 1, 2, 3 e su, quindi scendi, 1, 2, 3 e stacca, allunga bene il tutto, spingi i talloni alla terra e riportati dritto, stacca e spingi, spingi, spingi e su, ritorna, giù, stacca, poggia, poggia e su, di nuovo, vai, vai, 1, 2, 3 e schiaccia, vai ancora, 1, 2, 3 e schiaccia, fai ancora, 1, 2, 3 e schiaccia l'ultimo, scendi, 1, 2, 3 e schiaccia, altri 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Dovete sentire il vostro culetto che pulsa come un cuoricino. Mantenetevi con le gambe leggermente divaricate, ok? Larghezza delle vostre anche, il vostro bastone. Sulle mani né troppo largo né troppo stretto, portate le braccia verso l'alto, spero che mi si veda. E da questa posizione, espirando, avvicinate il ginocchio sinistro alle braccia e ritornate in appoggio. Espirando l'altra gamba, inspirando, facciamo questa alternanza del sollevamento. Mobilizziamo le anche, espira, inspira, senza forzare eccessivamente. Non dovete toccare il ginocchio, eh? Mantenete la vostra colonna dritta, inspira, inspira, espira, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia. Bene, e ora prendete l'asta col vostro braccio sinistro. Mantenete attivate le vostre gambe, aprite lateralmente, fate in modo che il bastone stia dritto, eh? Ritornate ad allineare. E andate ad inspirare, ad espirare, in apertura, ad espirare, inspiro, espiro. Adesso vi faccio fare il braccio, tra un po' ci connettiamo la gamba, ok? Facciamo un'ultima volta, riportiamoci qua. Che succede qui? Che come, andiamo su, abbiamo tirato su la gamba opposta alla destra, ok? Ritorniamo. Quindi inspiriamo, espiriamo. Inspiriamo, espiriamo, inspiriamo, espiriamo, inspiro, espiro, inspiro. Il ginocchio sale, ok? Inspira, espira, il braccio si apre, il bastone resta sempre ben allineato. Lo facciamo ancora 2 volte e ci fermiamo qua. Da questa posizione qui, mantenendo l'asse e l'allineamento, il vostro ginocchio destro comincia a compiere dei movimenti circolari. Inspirando, e qui ci vuole equilibrio, eh? Dovete sentire forte, forte, è un grande lavoro di stabilità della colonna e di mobilizzazione dell'articolazione dell'anca. Andiamo, ci fermiamo e facciamo dall'altra parte, ok? Giriamo, giriamo. Dobbiamo imparare a separare i movimenti dal resto del corpo. Continuiamo qua. Bene, da questa posizione qui, adesso il vostro bastone si riporta nella posizione sopra la linea della testa ed espirando stendiamo con il tallone che spinge lontano. Allungo, mantengo le spalle rilassate, il collo lungo, il corpo bene in allungamento e il piede che spinge alla terra. L'altro piede si estende lontano. Estensione del ginocchio e flessione della gamba. Lo faccio per un'ultima volta e ritorno alla terra. Abbasso le braccia. E tranquillamente sciolgo le spalle, prima una, poi l'altra, vado a scaricare un pochino,
prendo l'asta col braccio opposto. Ok, quindi stessa altezza della spalla, l'altro braccio lungo i fianchi, piedi bene alla terra, mi raccomando, cercate sempre una superficie che vi consenta una bella stabilità. Inspirate, aprire il braccio ed espirate. Apro il braccio, magari potrete notare facendo questo esercizio probabile delle differenze tra una spalla e l'altra, tra un braccio e l'altro. Potrebbe succedere, eh? Inspiro, espiro, inspiro. Non siamo mobili nello stesso modo a destra e a sinistra. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Attenzione, adesso andremo con braccio tutti e due, gamba opposta e ritorno. Vedete, vado inspirando, espirando, inspirando ed espirando. Inspiro. Dobbiamo mantenere il corpo stabile, mobilizzare l'anca e mobilizzare il cingolo della spalla. Inspira, espira, inspira, espira, inspira, espira e mantieni la tua posizione qua. Fai ruotare l'articolazione opposta, quindi gira il ginocchio. Dal ginocchio nasce il movimento, ma la mobilizzazione è nell'anca. Ok, dalla punta, come se ci fosse una matita sulla punta del ginocchio. Giriamo dall'altra parte con calma, piccoli movimenti circolari. Ok, continuo qua. 3 e 2, mi fermo qui. Prendo il bastone, lo metto sopra la linea della testa, attivo bene le spalle, attivo l'addome ed espirando stendo. Qui devo mantenere bene gli addominali attivi, se no perdo il controllo e oscillo con tutto. Vado a spingere bene il piede alla terra, espirando, stendo la gamba, espira, inspira, espira, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia. Facciamo gli ultimi due. Soffia, l'ultima volta. Oh la la! E riscendo a terra, sciolgo nuovamente le braccia e mantengo la mia asta qua davanti. Ok. Mantenendo questa posizione, attivo adesso uno spostamento laterale. Quindi io mi vado a posizionare, proprio per far questo, alla base del tappetino di lato in fondo. Questo mi consente di spostare lateralmente il mio corpo, le braccia sulla linea delle spalle, l'attivazione bene della colonna e poi con un controllo ritorno nella posizione iniziale, quindi inspirando ed espirando. È più facile farlo che dirlo. Riunisco le gambe, inspira, espira, inspira, espira, quindi apro e richiudo, inspiro, espiro, inspiro, espiro, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo e resto qua nella mia posizione. Attivo bene l'appoggio dell'asta, ok? Adesso io ruoto sul lato, sul fianco, mantenendo nel mio caso la gamba destra avanti, la sinistra dietro, il bastone sul braccio sinistro, ok? Se volete mettervi con le stesse parti che sto elencando io, fate pure e mantenendo questa attivazione, controllando che il ginocchio e il tallone siano sulla stessa asse, di conseguenza anche il bastone. Scendo nella posizione di affondo, gestisco il movimento, piccolo, adesso per adesso abbiamo il bastone, quindi controlliamo di mantenere l'addome attivo, la cima della testa in corrispondenza del coccige, in piano verticale, scendo, salgo, scendo, salgo, inspiro, espiro. Quelli che non riescono a fare l'affondo, già che stanno fermi, è già una grande cosa, eh? Ok, inspira. Espira, mantieni, attivi la tua posizione qui, ok? Adesso porta in estensione la gamba posteriore, prendi il bastone, lo porti dietro, attivi bene la spinta del piede alla terra, soprattutto della gamba anteriore, e fai delle piccole spinte dietro. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Continua ad attivare questa tua apertura del torace. Posizione in allungamento, riprendi il bastone, lo riprendi con la mano sinistra e recupera l'appoggio delle gambe. Olè, ce l'abbiamo fatto. Adesso andiamo dall'altra parte, quindi sull'altro lato, giusto per una questione di indicazione di posizione, mi sposto
dall'altro lato e andremo anche qui di nuovo in un affondo laterale. Quindi mi porto in apertura, una gamba tesa, l'altra gamba flessa, quella che si sposta e ritorno. E quindi inspiro, espiro, 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 inspiro, espiro e mantengo. Ok, l'abbiamo fatto prima in questa posizione qui, ci siamo girati, abbiamo ruotato completamente il nostro bacino, le nostre anche, ci siamo messi in posizione di affondo. Quindi adesso io ho mano destra con il bastone, mano gamba destra dietro, davanti e scendo in una posizione di affondo, controllando. Inspiro ed espiro, scendo e salgo, scendo e salgo, mantenendo la colonna bella dritta, l'addome attivo, la testa, lo sguardo dritto davanti a voi, senza far perdere il peso al capo. Continuo, inspiro. Espiro e mantengo l'attivazione. Adesso sposto il bastone posteriormente, porto il corpo proteso, sento la gamba posteriore che si allunga, prendo il bastone ruotando il dorso delle mani verso l'alto, spalle indietro con lo lungo e faccio delle piccole spinte verso l'alto. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Mantengo l'attivazione. Sento la spinta del tallone dietro, l'appoggio del piede in avanti, riporto il mio bastone sulla mano, recupero la posizione di attivazione e mi rimetto in piedi. Bravissimi! Allora, ok, da qua adesso vorrei da voi una posizione di plié, quindi con le gambe divaricate, i piedi leggermente extraruotati. Il bastone lo teniamo qua davanti, scendiamo allargando le ginocchia, non esageriamo con questa apertura delle ginocchia, facciamo in modo che non collassino verso l'interno, ma che si aprano in fuori e che la vostra schiena, voi quando siete giù, io verso il bastone, adesso per farvi vedere, andate a mantenere la vostra colonna dritta, cioè praticamente non venite con il busto in avanti. Quindi, da questa posizione, mantenendovi sul bastone, attivate la flessione e poi estendete le vostre ginocchia, le vostre gambe, cercando di coinvolgere anche i glutei. Inspirando, contraggo i glutei, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, mantengo. Ok, da qui io vado a staccare i talloni. Vi ricordate prima cosa abbiamo fatto quando avevamo i piedi aperti e le gambe chiuse? Abbiamo staccato i talloni, abbiamo fatto 1, 2, 3, contraggo, attivo tutto, 1, 2, 3, soffio, 1, 2, 3, soffio, 1, 2, 3, soffio, 1, 2, 3, soffio, 1, 2, 3, attivo, 1, 2, 3, attiva, 1, 2, 3, stringi forte, 1, 2, 3, stringi bene i glutei. 1, 2, 3, mantieni 8 pulsazioni con i glutei. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Riscendi giù, ok? E riappoggi i tuoi bei talloni alla terra. Mantenendo questa posizione, facciamo adesso contrago, 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 scendo. È completamente il contrario. Contrago, 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 scendo. Stringo, 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 scendo. Stringo glutei, stringo glutei, stringo glutei, scendo giù. 1, 2, 3 e scendo. Come se fossero delle pulsazioni. E ritorno. 1, 2, 3 e scendo giù. 1, 2, 3 e scendo giù. L'ultima volta. 1, 2, 3 e scendo. Mantenendomi così, faccio le pulsazioni da qua. È un pochino più difficile. Ok, vedete che cercate di sentire queste pulsazioni sui glutei, cercate però di farlo attivando i muscoli del perineo, quindi diventa difficile, cercando di sentire, perché il lavoro dei glutei in questo caso non è questo qua, Noi gli vogliamo creare un'attivazione quando i nostri glutei servono per estendere. Sentite come è diverso? Mantenendo voi quella posizione, andiamo di nuovo verso il basso.
Togliamo il bastone, questo l'ho solo fatto per farvi capire della differenza. Mantenendo il nostro bastone, teniamo le braccia rilassate, portiamo sotto la linea del mento e andiamo a stendere in maniera normale, contraendo bene il glutei. E sentite che la contrazione nasce da lì. Espira, inspira, espira, inspira, su e giù, su e giù, su e giù. E su, ritorna verso il basso, prendi il tuo bastone come se fossi un bebè, mantenendo questa posizione, vai ad inclinare leggermente e ritorno al centro. Inspiro, espiro, inspiro, le gambe sono flesse, inspiro, non si muovono, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Lavoriamo sul busto, sugli obliqui, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro. Espiro e adesso ruotiamo leggermente. Espiro, inspiro al centro. Espiro, forti le gambe nel mentre. Espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro. Gli ultimi due. Espiro, inspiro, espiro e inspiro. Allunghiamo le gambe, richiudiamole e piano piano, ok? Prendete il vostro bastone, vi allontanate. Tenetelo con le mani, le gambe leggermente divaricate e andate a mobilizzare un pochino il bacino, le anche, tenendo la schiena stesa, ok? Mantenetela, piegate un pochino le ginocchia, ruotate leggermente il coccige verso l'alto e mantenete le braccia in allungamento. Attivando e scavando dall'addome, arrotondiamo la colonna e ci riportiamo verso l'alto. Ok, adesso andiamo a lavorare a terra, ok? Io mi appresto a farlo partendo dalla base del tappetino, quindi giù in fondo, piego le ginocchia e scendo. A me piace molto farvi fare questo lavoro così come se avessimo un mattarello. Quindi mettete, se volete, l'asciugamano sotto le ginocchia, sempre per una questione di delicatezza, no? Particolare che abbiamo, e utilizzando questo nostro bastone come se fosse veramente un mattarello, andiamo ad allungarci e poi riportiamolo. Atteniamoci, mi raccomando che i talloni sono sotto i glutei, non spalancate le gambe. Da questa posizione andiamo ad espirare, sentendo il mattarello, ad inspirare, aprendo il torace, sollevando lo sguardo, ad espirare. Scaviamo dall'addome, ci allunghiamo, inspiriamo e ancora, espiriamo ed inspiriamo. Ok, per adesso mettetevi in quadrupedia, lasciate il bastone sotto, al centro, qui in mezzo. Mantenendolo là, attiviamo il nostro appoggio delle ginocchia, dei piedi, larghezza delle anche, il collo lungo, le scapole sono rivolte verso il basso, l'attivazione delle spalle, lontano dalle orecchie. E facciamo il nostro gattino, ok? Quindi espirando, quando facciamo questo, noi arrotondiamo la colonna, vero? Inspirando, scaviamo. Lo facciamo ancora due volte. Espirando, arrotondiamo. Qui abbiamo un lavoro di mobilità della colonna. Ma io dopo da voi, espiriamo, inspiriamo un'ultima volta, espirando ed inspirando, vorrei da voi un lavoro di stabilità della colonna. E a vostra prendete quindi così il vostro bastone, lo mettete nello spazio della lombare, attenzione naturalmente a distribuire la quantità uguale a destra e a sinistra, attivando le spalle, puntando i piedi alla terra, tutte e due bene, quindi controlliamo qua, andremo a sentire la forza delle braccia, la forza delle dita dei piedi, stacchiamo le ginocchia. Da questa posizione qui andiamo a spostare il peso sulla mano sinistra e sulle gambe col braccio destro, braccio sinistro, toccate la spalla, 2 cm, tocco, 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 senza far cadere il bastone. Vado lì, sposto, 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 gli ultimi due. L'idea era di stabilizzare senza far cadere il bastone. Penso che ci siate sicuramente riusciti. Mantenendoci qua, andiamo a sederci e andiamo, ruotiamo quindi le gambe, ci mettiamo a sedere.
Se servono le nostre cose, cuscini, asciugamani, ce le andiamo a prendere e ci spostiamo verso il basso, ok? Prendiamo il nostro bastone, gambe leggermente flesse, partiamo dalla posizione in alto, mezzo roll, inspiro ed espirando scavo, scavo, porto l'altezza delle ginocchia, inspiro, mi allungo. Espirando fuori l'aria, arrotondo la colonna, svuoto dall'ombelico, inspiro, mi riallungo. Espiro, scavo. Inspiro, mi allungo. Espiro, scavo. Inspiro, mi allungo. Espiro fuori l'aria. Inspiro, mi allungo. Lo facciamo ancora una volta. Espiro fuori l'aria. Inspiro, mi allungo. Ed espiro, scavo, scavo finché non vado. Proprio giù, giù, giù e mi sdraio completamente. Ok, mantengo l'asta sull'addome. Mantenendo l'asta sull'addome, risistemo bene le gambe, i piedi, i vestiti si sono messi male, perché succede, no? Che abbiamo i pantaloni, magari si sono messi male, incastriamo tutto, attiviamo bene il tutto partendo dall'appoggio dei piedi, dall'appoggio della zona sacrale, dall'allineamento anche del bacino, dalla sensazione delle coste. Cerchiamo di sentire che lo sterno spinge in basso mantenendo lo spazio lombare. Le scapole bene alla terra, il collo bello allungato, mento basso, collo lungo. E prendo il bastone comodamente, quindi né troppo largo né troppo stretto, lo porto sulla linea del petto, inspiro, le braccia si portano posteriormente ed espirando vado verso le cosce. Quindi faccio questa attivazione. Ascoltando che mentre muovo le braccia non cambi niente sotto e quindi la zona lombare mi resti stabile, non devo dondolare avanti e indietro e quindi sentire che la mia schiena si stacca e si riattacca dalla terra, vero? Mantengo l'ultima volta, faccio la posizione di inspiro e questa volta tiro su la gamba destra a 90 gradi. Tiro su la gamba sinistra a 90 gradi ed espirando vado verso le ginocchia. Inspirando, le gambe stanno ferme, espiro, ascolto l'attivazione della zona lombare, lì è sempre tutto sotto controllo. Espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro. Mantengo la mia posizione qua. Se ce la faccio, dipende da voi, potrete continuare a tenere la testa e il busto sollevati, stabilizzazione addominale e della colonna e mantenendo la mia posizione, facendo passare sotto l'asta, single leg stretch, faccio passare le ginocchia, inspiro, inspiro, due movimenti per respiro, inspiro, inspiro, soffio, soffio, inspiro, inspiro, soffio. Se non ce la fate a tenere il busto sollevato, poggiate la testa, senza problemi, inspiro, inspiro, la luce è attivo, sa dove devi andare, non muovete le gambe mollicce, stendetele bene, inspiro, espiro, soffio, soffio, inspiro, inspiro, soffio, soffio, inspiro, inspiro, soffio, soffio, mi riporto le ginocchia all'addome. L'asta supera le tibie, quindi va verso i polpacci. Da questa posizione è nella fase di espiro, distendo braccia e gambe, e nella fase di inspiro, richiudo. Quindi questo respiro lo faremo anche poi al contrario. Adesso lo facciamo così, espirando allontanando, inspirando avvicinando, espiro lontano e ascoltate come vi sentite. Espira, inspira. Espira, inspira, espira, inspira, espira, inspira. Stai qua un attimo. Adesso faremo la fase di inspiro quando ci allontaniamo e di espiro quando ci avviciniamo. Quindi inspiro a lungo, espiro, chiudo, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Con la schiena che non cambia sotto, mobilizzazione di braccia e gambe, ma non della colonna. Espiro, inspiro, espiro. E naturalmente, bravissimi, mettete l'asta adesso sotto, utilizzando l'asta come una sorta di remo,
faccio girare le gambe sia in una direzione che nell'altra direzione, quindi scarico un po', detensiono la lombare e poi poggio, proprio piano piano l'asta, poggio i piedi alla terra. E adesso faremo un esercizio molto carino che io trovo veramente attivo a livello addominale, soprattutto anche a livello dei trasversi e degli obliqui. Mettetevi un cuscino sotto la testa, qualsiasi cosa, se poi non vi serve non fa niente. Poi appoggiate bene i piedi alla terra, sollevate una gamba, quella che volete. Allora, da qui abbiamo questa spinta della gamba che vuole venire contro il bastone e il bastone che vuole venire contro la gamba. Quindi inspiro e poi espirando sento questa attivazione e inspiro, rilasso. Espiro, spingo, attivo, inspiro, rilasso. Espiro, spingo, attivo, inspiro, rilasso. Sento queste due forze che si oppongono. E ancora, espiro attivo, inspiro rilasso, dove c'è muscolo spingete, eh? Espiro attivo, inspiro rilasso, espiro ed inspiro, fuori bene l'aria dalla bocca, inspira dal naso, espira, inspira, espira ed inspira. Poggia la gamba, ok, cambio, mettiamo l'altra. Naturalmente voi non esagerate, non è un coso per farvi male le gambe, eh? Cercate di lavorare sul respiro. Inspiratevi, preparate, fuori l'aria, spinge la gamba, spingono le braccia e ancora, e soffia, inspira, vince chi spezza il tronco, no, espira, inspira, soffia, inspira. Soffia, inspira, soffia, inspira, soffia. Vi chiedo un ultimo sforzo. Adesso portate tutte e due le ginocchia, sentite l'attivazione di entrambe le mani. Attenzione, espirando giù la gamba, inspirando torna, alternate. Espira, inspira. Tutte e due le ginocchia devono tornare contro il bastone. Espira, inspira, soffia, inspira. Soffia, inspira, la luce sfiora, la terra ritorna, soffia, inspira, soffia, l'ultima volta, soffia ed inspira, riporta i piedi tranquillamente alla terra e porta l'asta sulla zona pubica. Appoggiati bene, faremo l'esercizio del ponte, andiamo così a massaggiare la colonna, a scaricare l'addome. Nella fase di inspiro, spingendo bene i piedi alla terra, sollevatevi spingendo le ginocchia lontano, il peso sulle scapole, non sul collo e sulla cima della testa che si allunga e la parte dietro della testa appoggia bene, srotola la colonna nella fase di espiro. Voglio un respiro al contrario perché è molto più massaggiante per la colonna. Inspirando, allungate, sentite una leggera attivazione dell'asta sopra la zona pubica, srotolando, espirate. Attenzione perché adesso, mantenendo bene il bastone, nella fase di inspiro le vostre braccia si portano dietro, tese, lunghe, e nella fase di espiro srotoliamo la colonna e ritorniamo alla terra. Quindi ancora. Andando ad inspirare, vi portate dietro, ad espirare, srotoliamo la colonna di nuovo alla terra, inspirando ci portiamo su, espirando, srotoliamo la colonna, lo facciamo ancora due volte, inspirando, spingiamo ed espirando, srotoliamo la colonna. Questo ci avrà creato sicuramente una bella sensazione di massaggio. E adesso con dolcezza vi girate di lato, ok? Lato qualsiasi, perché poi facciamo anche l'altro, quindi mettetevi sul fianco e andiamo a lavorare un pochettino con dei movimenti di lateralità, ok? Allora, naturalmente se vi serve un cuscino, se vi serve un asciugamano sul fianco, se sentite troppa tensione o avete delle difficoltà alle ossa del bacino. Vi collegate bene e portate le vostre gambe, si dice così, a boomerang. Voi siete al centro, le gambe sono un po' così sforbiciate, ok? Prendete il vostro bastone, lo posizionate sulla linea della coscia e andiamo a sentire che potrebbe, a me che è già accaduto,
restare appoggiato così sulla gamba, no? Ok. Io non voglio tenerlo, voglio lasciarlo dov'è, senza toccarlo. E magari questo tipo di sensazione qua, di allungamento, ok? Potete, per evitare che cada proprio il bastone, mettere giusto, giusto due dita in posizione qua e mantenerla ferma la gamba. Vorrei soltanto da voi che ci fosse questa attivazione ferma. Cercate però di staccare la gamba di sotto. Quindi mantenendo tutte e due le gambe sospese, sia quella di sopra che quella di sotto. Io vi sto aiutando anche con la posizione della mano davanti, con la punta delle dita. E attivando la spinta delle gambe, sostenendo, faccio dei piccoli cerchi, tenendo anche la gamba di sotto staccata. 8, 7, 6, 5, 4, 3 e 2. Dall'altra parte, 8, 7, 6. A chi è caduto già il bastone? A me. 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Ok. È una piccola sfida di controllo dell'attivazione anche del bacino. Quindi adesso facciamolo dall'altra parte. Andiamo a posizionarci di lato. Se non è venuto bene non fa niente, ok? Non ho visto nulla tanto, quindi non so niente, vero? Quindi andiamo a scivolare giù, mettiamo le gambe a boomerang. Naturalmente, per riuscire a controllare bene questo movimento, sotto qua, nella zona del fianco ci deve restare lo spazio. Voi attivate bene, quindi lasciate che ci sia lo spazio sotto. Sentite la gamba, non fatela salire troppo, un pochino. Mantenete bene il bastone, vi attivate con il piede anche sotto, mantenete lì e cercando di tenere tutte e due le gambe sollevate. Basta anche questo. Se poi non riuscite a fare i cerchietti non fa niente, eh? Ok, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1, dall'altra parte, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Olè, ci siamo. Ci giriamo, dai, è andata. Ok, è un po' una piccola sfida. Ci giriamo a pancia in giù, andiamo in posizione prona. Vorrei da voi, prima di andare in posizione prona, togliete il bastone, mettetelo dietro la schiena qua, all'altezza della zona lombare. Ok, lo potete anche mettere dopo, però devi andare là. Ok, mandate giù, pancia in giù e portate il bastone qua, nella zona lombare. Lo tenete con i palmi delle mani ruotati verso l'alto. Cercate bene l'appoggio della zona pubica. Piegate le gambe portando i talloni verso i glutei. Le braccia, i gomiti sono aperti verso l'esterno. Io in appoggio una guancia, destra o sinistra, non importa quale sia. Nella fase di inspiro andate a distendere le gambe, distendere le braccia, allungate bene il vostro corpo, sentite che le gambe sono sospese, lo sguardo è a terra, le spalle lontano da lontano dalle orecchie e quando espirate vi riportate in flessione con le gambe e riportate il bastone e le braccia in flessione, ok? Andiamo inspirando, riallungate bene il corpo, le scapole ben vicine tra di loro che spingono verso il basso, il collo lungo, le spalle lontano dalle orecchie e ritorniamo e respirando riportiamo tutto in flessione. Inspirandoci riallunghiamo, stendiamo bene spalle, collo lungo, mantengo lo sguardo alla terra, espiro, fletto e cambio ancora. Inspiro, mi allungo, 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 allungo. Questo è molto importante per la schiena. Sono degli esercizi di rinforzo della colonna vertebrale, di attivazione, ritorno giù, lo faccio un'ultima volta e quest'ultima volta che resto in posizione prona con lo sguardo alla terra, le gambe che spingono, piccole spinte delle braccia verso l'alto, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Fai fluttuare le gambe alla terra, giù. Porta il bastone di lato, poggialo sul pavimento, mantenendo questa posizione. Le mani sono sotto la linea delle spalle, puoi anche appoggiare una guancia e porti il tallone della gamba sinistra verso il gluteo. Se riesci, ok, vai a portare il tallone bene verso il gluteo, da questa posizione qua, ok? E
E se ce la fai, quindi espira, senti questa attivazione bella del quadricipite. Adesso senti che il tuo piede si trascina la mano e il tallone si allontana dal gluteo. Se vuoi, attiva il braccio anteriore, quindi contro la terra, sollevando leggermente anche il busto, il torace, lo sterno si stacca, lo sguardo si solleva e senti questa spinta del piede contro la mano, contro il braccio. Riscendi dolcemente giù e scarica. Naturalmente lo facciamo dall'altra parte. Scusate che non vi ho detto prima di portare. Adesso mettete il braccio sinistro davanti, sotto la fronte, quindi appoggiate la fronte sopra, piegate la gamba destra e sentite che il tallone va verso il gluteo destro. Mantenendo questa posizione di allungamento del quadricipite, adesso inspirando. Spingete il braccio alla terra, sollevate il viso, sollevate lo sterno, sentite che la gamba tira il braccio invece adesso, quindi c'è un allontanamento del tallone al gluteo, è un lavoro completamente in opposizione, questo è un esercizio che allunga lo psoas. Andiamo a scaricare, ritorniamo giù, se ce la fate poggiate tutte e due, cercate di, se ce la fate, se no lasciate stare. Di portare tutti e due i talloni verso i glutei, se non prendete i pantaloni, adesso io ce li ho corti quindi non posso prenderli. E inspirando di nuovo andate ad allontanare invece i talloni dalle gambe, dai glutei e ad aprire il vostro petto e le vostre spalle. Dolcemente lasciate andare, poggiate le dita dei piedi alla terra, le mani sotto la linea delle spalle, chiudete i gomiti, attivate le braccia e vi portate indietro. Non forzate quelle posizioni se non riuscite. Scaricatevi giù nella posizione del bambino, in child position, scaricate tutto, testa, spalle, braccia. E da qua portate le mani dietro nella zona sacrale, intrecciate le dita e cercate di portare su verso l'alto le braccia, fino a dove è possibile. E poi espirando, lasciate andare nuovamente le braccia. Aiutatevi con le mani davanti vicino al viso, inspirate, allungatevi verso l'alto. Appoggiate bene i piedi alla terra, vi spingete indietro e piano piano, aiutandovi con le mani, andate a spingere i piedi alla terra, sentire la coscia, la pancia, l'addome, srotolare la colonna vertebra per vertebra, venire su. E una volta in alto, ruotare le vostre spalle. Uno, due e tre. Fare un bel respiro. Prendere il polso, in questo caso sinistro, allungarsi lateralmente, scavare dall'addome, arrotondare leggermente la colonna, soprattutto nella zona lombare. Ritornare al centro, aprire le braccia. Ancora una volta, inspirare, prendiamo l'altro polso, il palmo della mano ruotato verso l'alto, inclinazione laterale, scavo dall'addome, spingo bene i piedi alla terra. Rientro nella posizione, mi abbraccio ed è come se vi abbracciassi, espiro, apro le braccia, ancora voglio abbracciarvi, quindi cambio la posizione, butto fuori l'aria, abbasso il mento, ritorno su e porto le mani al cuore e con il cuore vi ringrazio. Siete state bravissime, mi raccomando. Io domani provo a fare la lezione con il ring. Se quelli che non hanno il ring, ci sono quelli che non hanno il ring, gli do delle opzioni, potranno fare comunque la lezione anche senza il ring, ma quelli che ce l'hanno lo potranno usare. Quindi facciamo un esperimento, vediamo che succede. Vi aspetto per le prossime lezioni, altrimenti ricordatevi che trovate tutto sempre su YouTube, registrato e pronto per voi quando vorrete. Grazie mille, a presto, ciao!